Nel crepuscolo dell'umanità, un mondo sventrato si erge come monumento alle speranze perdute e ai legami infranti. Tra lande spoglie e ombre che danzano nel silenzio si erge Sam Porter Bridges, un'anima spezzata che si aggira nel labirinto di Death Stranding. Questo viaggio videoludico con un cast d'eccezione, concepito dal genio visionario Hideo Kojima, dipinge e narra una realtà straziante e poetica, un universo disconnesso dove le catene dell'isolamento imprigionano le speranze, i sogni e l'estinzione umana. Sam è un riemerso, un uomo sospeso tra il mondo dei vivi e quello dei morti, intrappolato nella sua personale odissea. La sua missione è quella di ristabilire le connessioni tra gli ultimi sopravvissuti, portando speranza e riconciliazione attraverso un'America spezzata. Le lande desolate di Death Stranding si estendono come un ricordo sbiadito di un tempo migliore. Spiagge vuote si estendono verso l'orizzonte, mentre montagne spettrali si ergono come guardiani muti di un mondo dimenticato. Mentre il gameplay ci immerge in scalate difficili ed ore di fatica, le sfide al limite della resistenza diventano un riflesso della nostra lotta interiore contro la segregazione. In un mondo di sfide e pericoli, all'improvviso, scopriamo che non siamo soli, che la solitudine è solo un'illusione, la sagoma astratta di altri corrieri rimbomba attraverso il suono contro il cielo. Sono loro i testimoni silenziosi delle nostre fatiche. L'essenza di Death Stranding risiede proprio nella bellezza complicata delle relazioni umane, in un abbraccio virtuale che ci collega l'uno all'altro, attraverso l'astratta presenza di altri corrieri, l'aiuto reciproco e la condivisione di risorse. Il gioco ci insegna che anche nella desolazione più cupa la speranza può fiorire come un fiore tra le fessure del cemento, e che nel trionfo della conquista delle vette e dei panorami mozzafiato che si svelano davanti ai nostri occhi, la solitudine perde il suo potere insidioso. Death Stranding dipinge con pennellate cupe il ritratto di un mondo sospeso tra la vita e la morte, dove ogni personaggio che incontreremo nel nostro viaggio è fragile come un cristallo, conscio di aver perso qualcosa. L'amore, o ad esempio convivere con un figlio impigliato tra il mondo dei vivi e quello degli incorporei, offuscando una madre in una nebbia di sogni infranti. Una danza triste e solenne in cui le emozioni vengono sepolte sotto il peso di un destino ineluttabile che aspetta solo una piccola scintilla di speranza per dar fuoco a una vita nuova.